Giorgio Boscolo Feme, detto El Penelo. Lui è una delle attrazioni principali di Chioggia, dopo le barche colorate, le moeche, l'acqua alta e il folklore degli altri ciosoti. Giorgio ha negli occhi il sapore della gente di mare, quella buona, sì, ma senza tante smancerie o tante ciance. Insomma, Giorgio fa parte della categoria della gente vera. L'ultima volta che gli ho fatto gli auguri per il suo compleanno era l'80esimo. Poi ho smesso di contare e in verità per me Giorgio è fermo da un po' nell'avanzare degli anni, da quando l'ho conosciuto e da quando ho ammirato uno di quei tanti copricapo caratteristici del suo look. Sì, perché in Giorgio, dietro le mani forti e spicce, si nasconde un fine esteta di quelli che sembra che si siano affidati al caso per il loro abbigliamento, ma in realtà seguono linee e condotte precise e armoniose nel loro insieme, che nulla, nulla hanno a che vedere con le mode, e per fortuna. I jeans dominano, anche se Giorgio fa parte di una generazione che li teme e li vede inappropriati. Ma a lui che importa? Lui è un uomo pratico che sa la differenza tra bere e affogare. I jeans sono comodi, sono resistenti e stanno bene su tutto. E su quei jeans Giorgio vi appoggia camicie e gilet colorati, pratici e perfettamente abbinati nel loro insieme. Perché quello che viene fuori è un'immagine unica che resta indimenticabile nello sguardo di chi lo incontra. Non ci sarà da nessun'altra parte un'altra persona vestita così. Lui è quello, quel look, quel jeans, quella camicia, quel gilet. Come un'impronta digitale, Giorgio è unico in tutto il suo insieme. Dal ciclostile allo scanner, copiarlo è impossibile. Giorgio, il pennello ce lo ha nelle mani, negli occhi, nei sentimenti. Come un dio creativo come da mille anni non si vedeva. Giorgio ha la capacità di dare vita alla terra, restituendole le forme che osserva nella sua mente e i colori che sente con le sue emozioni. Prende l'acqua e la terra, forse ci sputa anche sopra, e impasta e dà forma a quel che forma non aveva. Da piccoli strumenti per cesellare a grandi idee che prendono vita e sostanza dalla sostanza. Giorgio è il dio della terracotta a Chioggia. Se lo andrai a trovare lì nella sua bottega nel corso principale della cittadina, troverai quelle mille mila opere delle sue creatività, colorate e strane. Ma di quella stranezza sana, quella che sa vedere gli oggetti come non li vede nessuno, donandogli nuovo senso, nuova armonia e nuovo fascino. Se lo andrai a trovare, troverai un signore barbuto con la voce bassa e l'occhio indagatore. Ma non temerlo, perché Giorgio sembra scorbutico, ma non lo è. Ti accoglierà tra i suoi oggetti, facendoti strada e spiegandoti quello che vedi come lo facesse per la prima volta. Ti racconterà di acqua e terra e di colori e di ritratti e delle loro magie. Lo farà con il suo stile inconfondibile, preciso, pungente e sagace. Giorgio è uno di quei saggi che vale la pena conoscere e ascoltare per ore e ore e ore